Oppure il re del mondo, o Mustafa Mullah Barzani, o persino un cinghiale bianco. Questi erano i personaggi, caro Battiato, che immaginavo avrei dovuto incontrare per riuscire a scoprire i misteri che la circondano, l'essenza del suo essere. Ma come si sarà già accorto dalle prime cose che ho raccontato, io di lei non avevo capito niente. Per conoscere davvero Franco Battiato, cioè lei, ci vuole qualcuno di molto diverso da questi alieni. Era una persona straordinariamente divertente. Se cominciava a raccontarti delle barzellette, cioè, ti faceva sbellicare. Battute continue. Anche quando prendevi un discorso serio, lui la buttava subito in gioco. Almeno con me era così. Quando facemmo un disco insieme a Lucio Dalla, Lucio cominciò a chiamare tutte le persone che potevano aiutarci a fare questo disco. E chiamò Guccini, chiamò Mogol. E poi disse, chiamiamo anche Battiato, che quello ci porta una cosa strana. E portò questo pezzo, si chiamava Mesopotamia. Parlava di Isacco di Ninive, dei Sumeri, degli scribi. E Lucio dice, ma come facciamo a cantare questa canzone? Però era bellissima perché si capiva che aveva questa introduzione particolare. E poi partiva questa cosa, che cosa resterà di me del transito terrestre? C'era questa frase che era stupenda. E Lucio disse, no, lo possiamo fare, no, lasciamo perdere. Ma che cazzo, gli scribi? Invece io richiamai Franco e dissi, senti, certo, noi sai, siamo degli emiliani, parlare di sumeri, parlare... Bene, vediamo, posso cambiare qualcosa. Io, per esempio, dicevo, sono un ateo, gli dissi io. Però ultimamente sento qualcosa di spirituale, c'è una ricerca. Poi, sai, sono molto legato alla mia terra. E lui scrisse queste cose. Io, quando ritorno qui in Emilia, mi sento figlio di un pensiero rosso e partigiano, ma di recente ho qualche fremito diverso sul creato. E rimasi molto colpito di questa cosa. Andai da Lucio e gli dici, guarda che la voglio fare questo pezzo. Ma gli scrivi, no, guarda che parla dell'Emilia. E allora la registrammo, lui dice, però la canti tu. E io la cantai, poi lui... che amava questo pezzo tanto quanto me, Franco, riscrisse il testo originale e ricominciò a parlare di Isacco di Ninive. Però fece questo sforzo, questa generosa apertura verso di me. Aveva molta simpatia. Io una volta l'ho coinvolto a giocare con la nazionale cantante e lui è venuto. Cioè, abbiamo fatto una partita a Novara, che poi lui diceva, io ho giocato col Giarre, mi disse. Io ho giocato col Giarre. Ah, dico, vabbè, era talmente magro che sembrava che... Sembrava giocare? Ma sembrava di sì, però era fragile. Poi facevamo una partita a Milano, la nazionale femminile contro la nazionale cantante. Ci riempirono di botte queste donne. E anche Franco dice, ma picchiano però queste donne. E poi mi vergogno per come l'ho obbligato a venire in gara al Festival di Sanremo. Lui era molto amico di Luca Madonia, avevano scritto un pezzo insieme, l'alieno. Ah, gli dice a Madonia, dico, come faccio qui, sai, la Rai vuole dei nomi. Certo, se venisse Battiato a cantare con te sarebbe un'altra cosa. Ma come faccio a dirglielo? Insomma, andammo a Milo. E io gli dissi, Franco, il pezzo è bello, perché non vieni anche tu a cantare? Ma come? Io come faccio? Ma sai, vieni lì, dai, canti, ti metti. Ma lui ci pensa un po', poi dice, vabbè, per una sera posso venire. Dico, ma se andate avanti, cioè se non c'era l'eliminazione allora? Oh no, io la seconda sera, no, ma viene da solo. No, dico, se parti devi arrivare fino in fondo. Insomma, piano piano. È venuto a Sanremo, è rimasto il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno, l'ho costretto. Però alla fine si è anche divertito. A lui piacevano questi gesti di generosità anche nei confronti di Madonia, che avrebbe avuto più difficoltà senza di lui. Poi invece... andò molto bene. Certo, ma saremo in gara. Era particolare, cioè lui suonava la chitarra con Giorgio Gabriel e con sua moglie. Poi improvvisamente decise di studiare violino. Da quel momento non faceva altro che ore e ore e ore davanti al violino. Poi basta, adesso studio il pianoforte. Poi un giorno disse, andai a trovarlo. Dice, cosa stai facendo adesso? Stai scrivendo? No, sto studiando il biliardo. Sto studiando il biliardo ed era diventato un grande giocatore di biliardo. Poi adesso dipingo e ha fatto dei quadri bellissimi. Secondo me c'è, è Battiato da una parte e dall'altra a tutti gli altri. Battiato è una cosa a sé. L'ultima volta che l'ho visto, adesso questa non so se è una cosa da ricordare, vado a trovarlo e lui non sta più bene. Mi metti in imbarazzo.
Caro Battiato, non so cosa resterà del nostro transito terrestre, ma del suo transito terrestre di certo sono rimasti gli occhi lucidi del suo amico Gianni. Lo sai che più si invecchia, più affiorano ricordi lontanissimi, come se fosse ieri. Mi vedo a volte in braccio a mia madre e sento ancora i teneri commenti di mio padre, i pranzi, le domeniche dai nonni, le voglie, le esplosioni irrazionali e i primi passi, gioie e dispiaceri. La prima goccia bianca che spaventa e che piacere strano, è un innamoramento senza senso, per legge naturale a quell'età. I primi accordi su di un organo da chiesa in sacrestia ed un dogmatico rispetto verso le istituzioni. Che cosa resterà di me? Del transito terrestre, di tutte quelle cose che abbiamo in questa vita. Io, guardarmi bene, vivo da millenni e vengo dritto dalla civiltà più alta dei sumeri, dall'arte cuneiforme degli scribi, e dormo spesso dentro un sacco a pelo perché non voglio perdere i contatti con la terra. Che cosa resterà di me? Del transito terrestre, di tutte le impressioni che abbiamo in questa vita. Che cosa resterà di noi nel transito terrestre? Che abbiamo in questa vita.